La situazione è quella che vedi, vedi, siamo invasi dalle frane, fortunatamente che c'è la gente che ci viene a pulire le strade, che possiamo uscire almeno andare a lavorare. Case che io ricordo da sempre non esistono più. È andata via tutto, anche i pali, non ci sono più neanche i pali. Com'è qua la situazione? È drammatica. Io non riesco a raggiungere i miei campi perché sono un poco dopo. Poi abbiamo un altro campo che è venuto giù tutto. Diversi miei amici hanno gli animali su di qua che non riescono ad andarci e hanno perso i guadagni di un anno intero. Case che io ricordo da sempre non esistono più. La situazione è quella che vedi, vedi, siamo invasi dalle frane, fortunatamente che c'è la gente che ci viene a pulire le strade, che possiamo uscire almeno andare a lavorare. Se tu arrivi fino a Moraduccio e dopo Moraduccio è tutta una marea di frane, tutto. Dove guardi, guardi, sono frane dappertutto. Voi siete stati anche isolati? Sì, per una settimana praticamente. Però ci hanno portato da mangiare, ci hanno portato i viveri, tutto. No, 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 su questo qui non. Stiamo tranquilli, via. Cioè, per adesso facciamoci la croce, il segno della croce. E speriamo in bene. Nelle case fortunatamente non abbiamo avuto danni, ci sono stati alcuni momenti un po' critici perché questo rio qui che passa di fianco alle case si era ingrossato molto e l'acqua passava sulla strada e poi cominciava a franare tutto intorno. L'altro rischio era che dal di sopra si ostruisse il rio e quindi si creasse un accumulo d'acqua che poi una volta che avesse mollato avrebbe portato via tutto. Per fortuna le case sono salvate, ma le strade no, tutte le strade sterrate che portano ai campi non sono più percorribili. E la vigna di mio zio è stata portata via e dilavata, quindi insomma le case sono salvate, ma tutto il resto no. È andata via tutto, anche i pali, non ci sono più neanche i pali. Fino di quest'anno niente, insomma. No, 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 no. Non se ne fa quest'anno. Né quest'anno né quest'altro anno, perché le viti sono nel rio.